all'interno dell'università Aldo Moro di Bari. Buongiorno, ben tornato. E Giovanni Scapagnini, ordinario di nutrizione clinica dell'Università del Molise. Buongiorno. Allora, inizio subito a lei. Professor Moschetta, perché cioè, veramente è pazzesco, noi diciamo da anni ne parliamo, come combattere il diabete, soprattutto il diabete di tipo 2, quindi siamo noi gli artefici del diabete di tipo 2, eppure facciamo poco. Poi, aumentano i casi, com'è possibile? In realtà non è che si fa poco, in realtà è che bisogna avere sempre di più coscienza del rapporto tra il cibo e il nostro organismo. E vedi, sul diabete di tipo 2, al netto dell'aumento dell'incidenza di questa malattia, noi dobbiamo ricordarci due cose. La prima è che aumenta con l'età e quindi dobbiamo fare sempre di più dei percorsi di screening per cercare di arrivare in tempo ed evitare che diventino diabetici quei soggetti a rischio. E di qui ci colleghiamo alla seconda. La diagnosi di diabete spesso non la facciamo perché noi sappiamo che esiste un valore, che è quello della glicemia a digiuno, che deve essere superiore a 126 mg per decilitro. Ma noi ci potremmo trovare dinanzi ad un paziente che non ha questo numero così alto, per esempio a 105, 106, ma quel paziente può essere diabetico. Noi lo chiamiamo prediabete, ma se avesse l'emoglobina glicata al di sopra di 6,5 o la glicemia dopo curva al di sopra di 180-200, potrebbe essere già un soggetto diabetico. Ecco perché potremmo davvero avere la sorpresa che in realtà l'incidenza del diabete è superiore a quella che pensiamo e dobbiamo fare di più per tornare indietro, perché si può e si deve tornare indietro. Allora, la cosa importante che lei ha sottolineato è che non è solamente un indicatore che ti dice potresti avere il diabete, ce ne sono, lei propria, almeno tre da prendere sotto esame, quindi ci vuole ricordare nuovamente che prendiamo tre, prendo anche io nota, quindi quali sono i tre, spero che ovviamente il nostro medico di base li sappia, però altrimenti quando facciamo le analisi richiediamo questi.